Siamo sulla strada giusta. Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, commenta la decisione del Ministero del Lavoro di riammettere gli studi professionali al trattamento della CIG in deroga, prendendo atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'istanza della Confederazione Italiana delle Libere Professioni sulla riammissione dei professionisti al trattamento della CIG in deroga contro il decreto interministeriale del 1 agosto 2014 che invece li aveva esclusi. La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Dicastero ha invitato le regioni e l'INPS, riferisce Confprofessioni in una nota, a dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, consentendo alla parte ricorrente, in attesa che il TAR si pronunci nel merito, l'accesso al trattamento di CIG in deroga. L'ANC, Associazione Nazionale Commercialisti, affila le armi in vista di un'ipotesi di sciopero della categoria e lo fa interpellando i colleghi mediante un questionario inviato via email a partire dal 31 marzo ad almeno 60.000 professionisti in cui si chiede di conoscere l'intenzione di aderire o meno, nonché di formulare proposte ed obiezioni sull'astensione collettiva dall'attività che appare sempre più vicina, secondo il sindacato guidato da Marco Kukel. Ottenuto nei mesi scorsi il via libera ad un codice di autoregolamentazione dello sciopero con regole ad hoc per l'astensione dal servizio di una categoria professionale che non ha mai attuato una simile manifestazione di protesta, l'associazione confida di poter presto tirare le somme, conclude Kukel, sulle modalità condivise per avviare un'iniziativa comune con cui evidenziare lo stress da scadenze, i disservizi e i ritardi dell'amministrazione finanziaria che rendono difficile svolgere la professione e rivendicare il diritto a potersi ammalare e curarsi quando si è costantemente oberati dagli adempimenti. Al via Voluntary Disclosure, focus sugli aspetti applicativi, 9 incontri di formazione concreta promossi da BNL, BNP Paribas, Private Banking, in collaborazione con la scuola di formazione IPSOA di Walter Klauer Italia, dedicati ai professionisti che nei prossimi mesi saranno impegnati a dar seguito agli adempimenti previsti dalla procedura. L'iniziativa prende il via a seguito della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare sulle prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo agli addetti ai lavori sessioni tematiche di approfondimento tecnico incentrate su novità, interpretazioni normative e modalità operative di adesione. I seminari che daranno diritto a crediti formativi si terranno nelle maggiori città italiane. La prima tappa è prevista per il prossimo 22 aprile a Firenze, seguiranno Padova il 23, Parma il 28, Bologna il 29, Torino il 7 maggio, Pesaro il 12, Udine il 13, Catania il 19 ed infine Napoli il 20 maggio. È pubblicata sul sito online del Ministero dello Sviluppo Economico la versione definitiva del decreto ministeriale con cui viene data operatività alle misure previste per il fondo di garanzia per le PMI in relazione alle operazioni di microcredito. Le risorse destinate al microcredito sono 30 milioni di euro stanziati dal MISE, a cui si aggiungono versamenti volontari, tra cui quelli dei parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle. Il provvedimento integra quanto già previsto a dicembre e consentirà di prenotare la garanzia online sul sito www.fondigaranzia.it. Da quel momento l'interessato avrà a disposizione 5 giorni lavorativi per presentare il proprio progetto a un soggetto finanziatore, operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario, che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni. Un breve video sullo stesso sito del MISE spiega come accedere ai finanziamenti. Sulla base della bozza del regolamento di prossima emanazione che stabilisce nuove regole per le casse di previdenza dei professionisti in tema di investimenti e di conflitto di interesse, Inarcassa, l'ente di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti, trova conferma delle proprie strategie. Di fatto siamo allineati alle disposizioni previste dal nuovo regolamento, dice il presidente Paola Muratorio, anche rispetto al tetto di patrimonio immobiliare che nella versione definitiva del decreto dovrebbe essere fissato al 30%. L'unico aspetto che potrebbe comportare un piccolo adeguamento, prosegue il presidente, riguarda l'ARPINGE, la società di investimenti in infrastrutture fondata oltre che da Inarcassa dagli enti previdenziali dei geometri e dei periti industriali in forma paritaria, società nata per dare slancio a progetti di piccole e medie dimensioni utili al paese e dare nuova vita a qualcuna delle tante opere pubbliche incompiute.
Investire nell'educazione e applicare correttamente la direttiva UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e l'invito del segretario generale della Federazione Europea delle Associazioni Infermieristiche Paul De Rive, rivolto a un pubblico internazionale in occasione di una conferenza sulla formazione professionale a Praga in Repubblica Ceca. De Rive ha sottolineato l'importanza di dare seguito nella pratica alla direttiva UE 2013/55/EU, recente modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, detto regolamento IMI. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione.